secoli fa. Con un po' di fantasia vediamo già la prateria e gli indiani che stanno laggiù assieme al topo tribù. Con un tocco di magia lasciamo questa prateria. Per le Antille un bel mare blu, dai forza, vieni anche tu. Lo stregone è qui con noi e salutarlo adesso puoi. Ma un ciclone ci investe, poi svegliarti adesso tu vuoi. Riscopriamo le Americhe, le Americhe, le Americhe. Percorriamo le Americhe con le passate civiltà. Parliamo ancora dell'Alaska, il paese dei ghiacci, perché vi arriveranno altri uomini. Giunsero attraversando lingue di terra 10 o 12.000 anni fa, oppure nelle loro leggere imbarcazioni di cuoio 4.000 anni fa. Ambedue le ipotesi sono corrette. Si dice anche che siano arrivati a bordo di iceberg. Ve ne rendete conto? Comunque, tutti concordano nel pensare che costoro siano stati i primi emigranti a popolare il continente americano. Le condizioni di vita che questi conquistatori del Grande Nord dovettero affrontare furono tra le più dure che si possono immaginare al mondo. In questa fase incontriamo gli antenati degli eschimesi. Forse non avremmo dovuto emigrare con questo cattivo tempo. Sai bene che la caccia è stata disastrosa. Non abbiamo riserve per l'inverno. Hai ragione, dobbiamo trovare del cibo al più presto o moriremo di fame. Io so dove siamo. Ancora un paio d'ore di marcia e arriveremo al posto giusto. Andate pure senza aspettarmi, io mi sento un pochino stanco. No, maestro, non ti lasceremo. Ma sì, continuate per la vostra strada, dovete arrivare prima di notte. Va bene, ma Pierrot ti terrà compagnia. E va bene, voi piuttosto state attenti a non perdervi. E fate presto se non volete farci diventare dei ghiaccioli. Ecco, questo è il posto giusto, il mare è laggiù, proprio davanti a noi. Oh, bene, ma se sta facendo buio, dobbiamo sbrigarci. Non preoccuparti, prima del tramonto l'iglu sarà pronto. Va bene, da questa parte, sembra solido. Le abitazioni delle popolazioni artiche sono state per secoli queste costruzioni circolari. Erano fatte di blocchi di ghiaccio e formate da un corridoio tra due mucchi di neve e un foro alla sommità, per permettere al calore del fuoco del braciere di uscire senza sciogliere le pareti interne. Gli eschimesi si adattarono bene al difficile ambiente artico. Per tutto il periodo preistorico, essi si mantennero al di là della linea della vegetazione, in una zona della costa tra i ghiacci stabili e il limite della banchisa galleggiante. Gli strumenti ritrovati dagli archeologi ci rivelano che si trattava di cacciatori specializzati nella cattura di animali marini e che usavano tecniche di pesca tramandate fino ai giorni nostri. Con reti e fiocine, attraverso fori praticati nel ghiaccio, sfruttavano le risorse del mare. Catturavano soprattutto le foche, loro alimento principale. In questo periodo gli uomini aumentarono e la loro presenza nei campi di caccia crebbe. Il risultato fu che il loro stile di vita divenne più comodo e sicuro. Grazie di essere venuta a noi. Avrai sicuramente sete.
Un ultimo gesto d'amore al tuo sacrificio che diventerà il nostro cibo, povera bestiola. In Alaska le stagioni sono soltanto due: 6 mesi d'inverno e 6 mesi d'estate. Ecco il sole, l'inverno sta per finire finalmente. L'arrivo dell'estate è atteso quanto la prima fugace apparizione del sole. Oh. Oh. Nei mesi estivi, col sole alto nel cielo, la vita dei cacciatori-pescatori riprende a pieno ritmo. Oh, che sfortuna! Avevo visto una bella foca sulla banchisa. Mi sono avvicinato con la mia barca per arpionarla, quando un'altra foca che non avevo visto, molto più grande, si appoggia all'improvviso alla barca e... Ricopri la parte superiore della barca con delle pelli, così non si riempirà d'acqua. Che cosa ha detto? Voglio saperlo anch'io cosa ha detto. Mi ha detto che se ricoprisse tutta la parte superiore della barca con della pelle, l'acqua non la farebbe rovesciare, ecco. Come mai non ci ho pensato anch'io? È una buona idea. Però la provi prima tu, visto che ti piace tanto. Certo. Accidenti, ci sono caduto come un allocco. Non vale un'acca questa idea. Il tuo sistema non funziona. Io che credevo fosse infallibile, penserò a qualcos'altro. Sapete, con i prototipi è sempre così. Sono necessarie ulteriori modifiche per migliorarlo. Vediamo, fatemi riflettere. Oh? No, così non va. No, non funziona, così non può funzionare. Ma no, questa non va, non può andare. No. Eppure in fondo questa idea non mi sembra da buttar via. Vediamo se così funziona. Ma sì, certo, è questa la soluzione, ci siamo. Eureka! Eureka! Ora ascoltatemi bene, ecco che cosa faremo. Forza, facciamo una gara, chi arriva ultimo è un mammalucco. Hai visto quei due? Proviamo anche noi? Certo. Com'è? Chi sa andare in kayak sa che questo modo di rigirarsi nell'acqua si dice fare l'eschimo. E questa parola proviene da chi ha inventato questo tipo di imbarcazione. Guardami adesso! Oh! Oh no! E ora... Su, non fate quelle facce, anche voi avrete la vostra razione. Ma che cos'è? Chi si permette di prendermi a sberle? Cos'è stato? Si può sapere che sta succedendo? Maestro! Maestro, ora cosa facciamo? Il ghiaccio si sta sciogliendo. Beh, allora faremo così. Ci costruiremo sopra una casa per l'estate ricoprendola con le nostre pelli.
Per un po' non ci furono più migrazioni, in quanto queste tribù cominciarono a progredire nella costruzione di abitazioni più solide e a conformarsi ad un modello di vita e di cultura sedentaria. Venite, il pranzo è pronto! Bene, arriviamo! La loro sopravvivenza dipenderà sempre dalla caccia dei mammiferi marini, in particolare dai trichechi. Seguitemi, andiamo di là! Non ho capito niente, da che parte bisogna andare? Di là. Dovevano essere astuti e silenziosi, però, perché benché il tricheco sia molto lento nei suoi movimenti, tanto stupido non è. Vediamo un po' come se la cavano. Ai, 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 ecco qui il solito tonto. Calmo, capo, arrivo! Capo, sto arrivando, resisti! Aiuto! Aiuto, aiutatemi! Capo, aiutami! Ah! Ma capo, che fai? Non mi aiuti! Vedete, ragazzi, non era così facile la caccia ai trichechi, soprattutto quando ci si mettevano di mezzo degli sciocchi che si spaventavano, spaventando anche le prede. È molto grande, avrai la tua parte anche tu, ma questa è l'ultima volta, chiaro? Io l'avrò anch'io, vero capo? Il clima più mite aveva spinto anche animali come i caribù fino al mare. Maestro, maestro, ci sono i caribù, abbiamo visto un branco enorme. A centinaia! L'inverno è alle porte, non possiamo lasciarci sfuggire tutta quella carne. Che tattica suggerisci, maestro? Di tattiche ne conosco a migliaia. Prima di tutto, quella classica, cioè di avvicinare gli animali imitandoli, ma restando contro vento, ovviamente. Poi c'è quella del lago, ma dovranno partecipare tutti quanti perché bisogna essere in molti. C'è infine quella che voglio proporvi, molto classica, guardate! Quest'inverno avremo molte riserve... Sì, e anche delle nuove pelli per vestirci. Finora abbiamo seguito il ciclo di vita delle popolazioni del nord e del nord-est del continente americano. Ora osserviamo gli abitanti del nord-ovest, i Thule. Questo popolo dominerà il grande nord soppiantando le altre popolazioni. Cacciatori formidabili, essi sono gli inventori dell'arpione con punta staccabile, degli stivali impermeabili, delle abitazioni sotterranee che danno loro una vita comoda durante l'inverno, delle lampade a olio che danno loro luce e calore. Nel primo millennio della nostra era, i Thule si sparsero per tutto il Canada settentrionale fino quasi alla Groenlandia. Probabilmente a causa del clima più caldo che mutò la rotta migratoria dei mammiferi marini. Ma hai visto come sono grossi? Hai idea di quanto cibo avremo da mangiare prendendo un pesce grosso così? È la stagione delle balene. Forza, andiamo ad avvertire gli altri. L'espansione di questo popolo fu alimentata dal fatto che possedeva vere e proprie flotte di imbarcazioni dette Umiak. Allora, è tutto pronto? Domani si va a caccia. Sì, d'accordo. Non ci resta che ingrassare le cuciture. Perfetto, andiamo a dirlo agli altri. Anche oggi ci è andata male. Non è colpa nostra, è che i trichechi sono troppo furbi, capo.
Dobbiamo nominare un capo per la spedizione. Tu hai più esperienza degli altri, quindi propongo che tu ne prenda il comando, Pier. Siete tutti d'accordo, vero? Sì, d'accordo, d'accordo, bravo! Bravo! Scelta, certo. Anch'io so uccidere una balena e sono un grande capo. Sarò io il comandante della spedizione. D'accordo, un'altra volta però. Oggi gli uomini hanno già scelto. Che disdetta! Adesso avremo la possibilità di vederli all'opera. Vediamo dunque perché questi uomini sono passati alla storia per la loro abilità nella caccia alla balena. Eccola, guardate! Rallentiamo! Aspettate che affiori la pancia. Al mio segnale, lanciate gli arpioni. Adesso, tutti insieme! Sì, lo so a cosa state pensando. Vi sembra crudele, vero? Anch'io la penso come voi. Ai giorni nostri la caccia alle balene è pura crudeltà. Ma per le popolazioni di allora era una naturale lotta per la sopravvivenza, soprattutto a quelle latitudini. Evviva! Oh, evviva! Oh, oh, è nostra! L'abbiamo presa! È nostro! Oh, oh. Bravi! Avete fatto tutti un ottimo lavoro! È davvero molto bello, cos'è? Posso vederlo? Siamo noi questi. Oh! Salvo, ora corri subito a far asciugare i vestiti, se non vuoi che marciscano. Prima devo sistemare una cosa. Permetti? Oh, no, 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 no. Dove bisogna stare? Come si sta bene? Ehi, ferma! Le donne non hanno il diritto di entrare nella casa degli uomini, capito? Sì, lo so. Sareste così gentili da dare questo piatto a mio marito? Sì, subito, come no? Sai, capo, sei fortunato. La tua moglie è più magra e più bella della mia. Sì, questo è vero, ma la tua cucina molto meglio o sbaglio? Senti, capo, se vuoi te la presto, così sbavi meglio per un po'. Ottima idea! Allora glielo dico a Fatma che sua moglie ha portato il cibo per lui. Sei grande e grosso, ma guai a toccare la tua pappa, vero? Cos'è? Tua moglie ti mette anche il bavaglino qualche volta? No. Vieni fuori e dimostrami quanto sei cresciuto tu. Thank you.
basta, mi devi delle scuse. Perdono, capo! Papà, guarda! Oh. No, non li scacciare. Forse potrebbero esserci utili. Perché? Guarda come sono magri e non c'è granché da mangiare lì. Pierre ha ragione, quelle bestie potrebbero servirci. Col passare degli anni, la banchisa di ghiaccio si estese tra le baie e gli stretti, impedendo il passaggio alle balene. Fu allora che i Thule partirono con i loro cani e le loro slitte alla conquista del Grande Nord. Percorreranno così i 12.000 chilometri che separano la Beringia dalla Groenlandia. Le altre tribù in cui si imbatteranno, come questi d'Orsay dell'Est, scompariranno assieme alla loro civiltà ben più primitiva, per essere assorbiti dai nostri conquistatori ingegnosi e coraggiosi. Nello stesso periodo, da qualche parte del Nord Europa, altri uomini provavano la stessa grande sete di conquista, i Normanni o Vichinghi. La spedizione di Eric il Rosso non si spingerà oltre la Groenlandia. Ma 40 anni più tardi, due imbarcazioni arrivavano in vista della Terranova, comandate da Thorfinn Karlsevne. Terra, miei prodi! Vedete? Noi saremo i primi a metterci piede! Venite a vedere! Hanno due grandi umiache e degli strani animali. Che cosa facciamo, maestro? Ve lo dico io, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo annientarli, maestro! No, no, un po' di calma! Prima andiamo a vedere, ma fate attenzione, è meglio essere armati. Offrite loro un po' di carne di balena, potrebbero avere fame. Ehi, capo, ci sono degli cosa uomini! Cosa, degli uomini? E com'è possibile questo? Baba Yaglaglo, Yavaya Babaglo! Cosa dice? Non capisco niente, costui non parla la lingua degli uomini. Indoduga, gaghi, go, go, go! Eh? Hai sentito? Non parla la lingua degli uomini. Prendi qua, falla assaggiare agli altri. Non è male, proprio niente male. Anche se non sempre riuscivano a capirsi, agli inizi le relazioni tra i due gruppi furono cordiali, anzi, possiamo dire quasi amichevoli. Purtroppo però presto i rapporti si sarebbero guastati. Facciamogli assaggiare la birra. No, 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 non ci siamo. Una pezza sola non basta. Tenete, ora le pezze sono tre, contenti? No, così non va, io voglio anche la spada. Ah, no, è fuori questione, è vietato darvi le nostre spade. Ai, ai, qualcuno sta per combinare un guaio. Ehi, guardate laggiù, quell'uomo ci ha rubato una spada! Gli stranieri sono uomini cattivi, ci derubano, ci assassinano. Dobbiamo assolutamente cacciarli. Andiamo! Fatti su, davanti! Allora, siamo tutti d'accordo? Questa terra è diventata invivibile per noi. È troppo pericoloso, andiamocene. E i vichinghi partirono diretti al loro paese e gli eschimesi restarono gli unici padroni del Grande Nord. Gli unici padroni? È da vedere. Le ricchezze del paese attireranno cacciatori e mercanti e non sempre quelli della miglior specie. Alcol, saccheggi, soprusi, fame, malattie. Ed ecco quelli che saranno i regali dei nuovi venuti. E gli eschimesi verranno decimati. Ai nostri giorni i loro discendenti vivono in case prefabbricate, hanno il riscaldamento centralizzato, esercitano altre attività e... E il rumore dei motori ha sostituito l'abbaiare dei cani.